Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. Allora, a quest'ora scatta l'ora solare su TV 2000. Buongiorno al mio pubblico, bentrovati. Tutti sorridenti, eh? Importante, molto importante, perché oggi è una di quelle puntate speciali. Abbiamo scelto un tema e su quel tema quante storie vi racconteremo. Sapete qual è il tema? Il sorriso. Allora, stabilito che non si può essere sempre sorridenti, ma quanto è bello saper sorridere, anche perché forse parte prima da dentro, dal cuore, e poi arriva fino al sorriso quello che vediamo. Quanto è importante il sorriso di una mamma verso i propri bambini, il primo sorriso che ti fa un bambino piccolo, te lo ricordi per tutta la vita. Le storie sono tantissime, ma noi vogliamo partire dalla grandezza e dalla bellezza di quella risata corale che facciamo quando andiamo al cinema. E allora cerco di prendere così la rincorsa. Signore, signori, Gloria Satta, Michele La Ginestra. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Inchino. Dovendo proprio parlare di cinema, di teatro, di bellezza, di arte, e abbiamo scelto i meglio. Lo faccio questo come dedica a Michele, perché insomma fa molto, no? Fa molto Roma. No, ma lo dice a qualsiasi ospite, venga qua. No, ma i meglio. Questo si chiama tempo teatrale, ma ora ce lo spiegherà lui. Attore, regista, conduttore televisivo, Michele è tutto, lo sapete, oltre che un po' così noi ci vantiamo, anche un po' nostro, no? Perché questo certo. Invece, lei sembra Gloria Satta, tecnicamente ha presentato un documento, lo è anche. Sono avatar. Giornalista, firma storica del Messaggero, esperta di cinema, lo sappiamo, ma in realtà è un cavaliere, quella che vedete seduto, cavaliere della Legione d'Onore, ricevuto in Francia dal presidente. C'è niente da ridere qua. Hollande, per la sua erudizione cinematografica e culturale messa al servizio del giornalismo. Grazie, signora. No, invece questo va detto, perché... Allora, vogliamo partire subito con... No, facciamo prima una domanda. Che cos'è che ci fa sorridere e ridere al cinema, al teatro, Gloria? Guarda, non c'è una risposta univoca, perché se no chi avesse trovato come la formula della Coca-Cola, chi la scopre poi ha vinto, ha fatto bingo su tutta la linea. Dipende da tante cose, dipende dalle persone, dipende dal momento storico, dipende dal tipo di cultura dello spettatore, dipende da un milione di cose. Nessuno ha trovato la formula magica della comicità, io dico per fortuna, perché si continua a ridere, si continua a sperimentare, lui stesso certo. È un esempio vivente di questa ricerca continua, eccetera. Quindi sicuramente una cosa, l'unica cosa certa è che senza il sorriso, senza la risata piena, non si può vivere, e non solo al cinema. Michele La Ginestra, poi adesso parliamo anche della sua direzione artistica, del suo coraggio, del suo portare avanti un teatro, del suo dare lavoro a chi fa teatro. Quando arriva quella risata, tu lo sai, perché la battuta l'hai studiata, l'hai pensata, ha stabilito che il tuo è talento, ma quando poi quella risata arriva, l'onda della risata arriva, che si prova? Non so, penso sia paragonabile a fare un gol. Penso sia paragonabile al piacere che vedi nei commensali quando hai cucinato tutto il giorno e riescono a assaporare questa pietanza. Ma è una cosa. E l'applauso, il sorriso, la risata sono i momenti che tu devi cercare quando stai recitando e che cavalchi come se fosse un'onda, perché poi l'attore che sta sul palcoscenico vive questa risata dal vivo rispetto a quello cinematografico. Non è che non ha la possibilità. Ha la possibilità invece di cavalcare quest'onda e groggiolarsi, ma al momento stesso deve essere attento a non abbandonare la tavola che la sta portando. Avete capito? Non è facile, non è facile. E allora da che cosa abbiamo aperto e con che cosa vogliamo aprire? Con quella, l'unica. Quando uno dice la lettera, voi a casa cosa pensate? La lettera dei fratelli Caponi, Totò e Peppino e la mala femmina. Vediamo. Signorina, veniamo... Veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi una parola. A dirvi. A dirvi una parola. Che? 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 Uno quanto? Che? Uno che? Uno che? 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 Scusate se sono poche. Che? Che?
scusate se sono poche, ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche. Una grande? Come voi ben sapete. Punto. Punto. Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantissimo. Grazie, a questi due capolavori. Gloria Satta. Beh, questa... Nella mia particolare, diciamo, top ten delle cose che mi fanno più ridere e che non smettono di farmi ridere dopo decenni, c'è questa scena. Sì. Perché è proprio la comicità, lo stato puro, questa scena poi fu improvvisata dai due mostri sacri. Improvvisata, fu girata una sola volta, era il tempo in cui si faceva un ciak solo. Quindi rimane un caposaldo nella storia del cinema, nella storia della comicità, è stata imitata. Hanno cercato di replicarla, però in realtà Totò e Peppino sono stati unici e continuano a far ridere. Io sono sicura che oggi, attraverso, si dice muore la sala, purtroppo le sale chiudono, però c'è una grande risorsa che è internet, è YouTube. Quanti ragazzi si vedono, quanti milioni di visualizzazioni può avere questa scena su YouTube, no? Certo. Perché è proprio un caposaldo del cinema, dei tempi comici, ma racconta anche dell'Italia di quel tempo, questi due disgraziati che vanno a Milano dove c'è la nebbia, si attrezzano come se andassero al Polo Nord, si portano i prosciutti in valigia, cioè racconta, ecco, questo è il grande cinema che dietro la risata, la grande commedia italiana, raccontava tantissimo dell'Italia, quello che un po' si è perso nel cinema di oggi, siamo sempre meno bravi a raccontare. È un po' un libro di storia, Gloria. È un po' un libro di storia. Era un libro di storia. Io credo che la commedia italiana, la grande commedia italiana, partiamo appunto da Totò, Alberto Sordi, Monicelli, Risi, Gassman, hanno raccontato il paese più di qualunque saggio, di qualunque libro, di qualunque inchiesta, perché... Era una commedia che ti faceva vedere luci e ombre, risata amara molto spesso, certo. Vizi, incertezze, debolezze. Michele, prima di passare, perché oggi vogliamo proprio regalarvi un'ora solare piena di risate. E perché la vedi, la rivedi, La lettera dei fratelli Caponi? La rivedi ancora, la sai a memoria, tu citavi le battute una sull'altra mano a mano che andavamo avanti e la rivedi ancora. Perché innanzitutto impari dei tempi comici perfetti. Lei diceva era improvvisata per davvero, ma non era tanto, Totò è un genio assoluto, ma Peppino che faceva la spalla e riusciva a infilarsi all'interno dei piccoli pertugi che Totò gli lasciava, perché là era anche un po' uno sgomitare tra i due grandi geni della comicità, cioè riuscire a fare anche un respiro, un fazzoletto quando stai sudando, è una cosa bellissima. Allora, se questa è bellissima, e chiaramente nel caso di Michele Ginestra noi chiediamo a chi poi... Vedete, lui subito ha detto perché impari i tempi comici, perché è così, è chiaro che poi quando scopri di avere il grande talento di attore, e questo nel caso di Michele mi sento di poterlo, e non sono l'unica, c'è una milionata di persone, di poterlo effettivamente dire, non solo, milionata era inteso in termini molto ampi. Allora, quando scrivete una lettera, sembrate i fratelli Caponi, ma quando siete davanti ad un piatto di pasta... Guardiamoci negli occhi da casa, il mio pubblico lo guardo qui, a chi pensate? Guardate un po'. Marmellata, questa è roba da americani. Yogurt, mostarda. Ah, ecco perché gli americani vincono gli Apache, combattono gli indiani. Gli americani non bevono vino rosso, bevono il latte, apposta non si imbriacano. Che avete visto mai un americano ubriaco voi? Io l'ho visto mai un americano ubriaco. Gli americani sono forti. Mazza, americani, non puoi mica combattere contro gli americani. Gli americani mangiano marmellata, maccheroni. Non ci metti, distruggo se ne accorgo. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Mi sembri un verme, maccherone. Questa è roba di americani, vedi? Yogurt, marmellata, mostarda. La mostarda. What is the name of la mostarda? O del latte. Questa roba è mangiano gli americani, vedi? Roba sana, sostanziosa.
parola. Mazze zuzze di là. Gli americani, oh. Maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne mangio. Va, vai abbastanza volte, grazie a quella meraviglia, tutto tondo che era Alberto Sordi. Questo personaggio nasce da un altro. È sempre lo stesso personaggio, ma nasce da uno. Il giorno in pretura. Nando Moriconi. Nando Moriconi che è diventato protagonista. Il giorno in pretura finiva in tribunale perché aveva fatto il bagno nudo nella Marana. Certo. E adesso diventa protagonista come campione di quell'esterofilia, perché questo è il cinema di Sordi. Allora dico, io personalmente questa è la scena numero uno nella mia classifica ideale di quello che mi fa più ridere. Sordi racconta per primo, come ha fatto tante altre volte, perché la sua comicità è stata profetica, ha anticipato un sacco di temi della nostra storia, i suoi film sono veramente come un'antologia di storia, come un libro di storia. E qui racconta l'esterofilia di questo povero questo disgraziato, come avete visto, i genitori disperati che devono subire le sue spacconate, che poi finiscono veramente nel modo più misero, perché il maccherone, la mostarda, dal gatto al topo. Chiedo, Gloria, e chiedo anche a Michele, ma secondo voi lo sapeva nel momento in cui girava quella scena? Attenzione, abbiamo dietro signori registi, sceneggiatori, quindi... Ma lo sapevano di fare qualcosa che poi sarebbe rimasto? Secondo me sì, lo sapevano. Lui in particolare mi ha raccontato che questo film, per esempio anche questa scena totalmente improvvisata, un ciak solo ed è andata ed è entrata nella diventa storia. Diventa teatro, è questo quello che mi colpiva. Se tu vedi, è un piano sequenza unico, nel senso non c'è mai uno stacco, a parte il papà che disperato, dorme. Certo. Però ma quello l'avranno inserito dopo. Cioè quello vuol dire che lui ha fatto questa scena come se fosse a teatro. Esatto. C'era questo canovaccio, ha improvvisato, mangia, buona la prima e vai così. Adesso se tu lavori questa scena, la rifai 30 volte, 40 volte, non avrà mai questa forza, perché purtroppo questo è molto teatrale. A teatro ci si prepara, uno si organizza e porta avanti. Mettiamo un asterisco su questa cosa che stai dicendo, Michele Raginessa, perché tra poco torniamo proprio al concetto di teatro. Esatto. Gloria? No, voglio dire, loro erano consapevoli di fare qualcosa di importante, perché per esempio questo film è girato nel 54, è l'anno in cui Sordi ha fatto 11 film, ti voglio dire soltanto 11 questo. Film? Sì, lui mi ha raccontato, ed è l'anno, è per questo che poi è nata la fama totalmente infondata di Avaro, perché lui mi raccontava che quell'anno la mattina dalle 7 a mezzogiorno girava un film, poi lo portavano su un altro set fino alle 4 e dalle 6 in poi ne girava un altro, girava 3 film al giorno. E alla sera ero talmente stanco, non andavo né nei ristoranti né nei locali notturni, non mi vedevano mai nei posti, quindi dicevano questo non esce per non spendere. È nata così un po' la sua fama. Era un uomo generosissimo, faceva il bene nascosto senza farlo sapere, però, eccetera. Però ti faceva ridere Alberto Sordi anche quando gli parlavi? Perché sì, questo è assolutamente, mi faceva ridere perché aveva i tempi comici. Una volta, non so, mi raccontò, dice, quella volta che su un piroscafo, perché lui faceva i viaggi in piroscafo, parola. Dice, c'era anche Greta Garbo, a un certo punto entrò nel salone, io dovevo invitarla a ballare, entrò, si fermò, pausa, dico, e come ti è sembrata? Una befana. Allora... in una conversazione detto come sorgire papale e Alberto Sordi. E poi adesso arriviamo subito ad un altro film velocissimo, Michele, e poi ritorniamo al teatro. È maestro perché non è solo Roma, è Roma esportata ovunque. Lui è maestro perché riesce a far ridere molto, ma riesce anche a essere molto drammatico. Lui ha una verità, certo, come i grandi del nostro cinema, come Nino Manfredi, come Aldo Fabrizi. Insomma, sono personaggi che ci hanno regalato la possibilità di ridere, di sorridere, ma anche di piangere. Perché è più difficile far ridere.
molto Michele? Più difficile. Cioè, qui, io sono convinto che tu possa far ridere soltanto se tu hai un talento naturale, se sei predisposto per. Mentre puoi far piangere costruendo un po' la scena. Un po'. E tutti questi attori venivano dal teatro, Michele? Tutti. All'epoca tutti venivano dal teatro, perché il teatro era la forma d'espressione massima che si potesse avere all'epoca. Allora, facciamo una cosa. Andiamo dall'altra parte dell'oceano e godetevi questo prendi i soldi e scappa. Lui è Woody Allen. Guardate con attenzione. Io rido. La rapina. Cosa c'è scritto, scusi? Ma come? Non sa leggere? No, non capisco questa frase. Agite con calma. Io dice, sì, mettete sul banco $15,000 ed agite con calma. E dopo che dice? Dice, vi tengo sotto tiro. Ma qui c'è scritto sotto giro, non sotto tiro. No, sotto tiro. No, guardi bene, è una G questa. No, è proprio una T, è scritto tiro. George, puoi venire un momento? Cosa leggi qui? Vediamo. Mettete $15,000 sul banco ed apite con calma. Che significa? Agite. Sì, ma qui cosa ci leggi, tiro o giro? Tiro, ma che significa apite? Agite, c'è scritto agite con calma. Mettete $15,000 sul banco e agite con calma. Ah, ho capito, è una rapina. Sì, signore. Ah, la pistola. Oh. Sembra regolare. Deve farvi stare il biglietto dal direttore di sala, altrimenti non posso provvedere al pagamento. Il fatto è che avrei fretta. Come? E che avrei fretta. No, vabbè. Meraviglioso Woody Allen, meraviglioso Gloria. Regolare. È sì, una rapina terribile. Una rapina che non va a segno perché non capiscono il biglietto. No, ma la faccia di lui spaesato che si guarda intorno e quelli dietro in fila, quello è un altro tipo di umorismo. Se penso, è uno dei primi film di Woody Allen, no? Che lui ha incominciato senti, vendendo le battute ai giornalisti. Allora, io giornalista dovevo scrivere un articolo, per renderlo più brillante chiedevo a Woody Allen, per favore fammi 5-6 battute e vendimele. E lui faceva 5-6 battute e io lo mettevo nel mio articolo, che diventava brillantissimo. Lui ha cominciato così. Pensa tu, meno male che ha proseguito. Vogliamo ricordare che andrà in onda, ma non vi sveliamo quando, su TV 2000, Come Cristo Comanda, in scena al Teatro 7, che è il teatro di Michele La Ginestra, dal 20 Massimone. Novembre al 16 dicembre con Massimo Vermuller. E non sveliamo altro per ora. Bello. Però è una storia meravigliosa. A me Michele l'ha raccontata, a noi l'ha raccontata un po', e abbiamo solo di che andare ad applaudirlo a teatro. Va bene, vogliamo fare un applauso, ma di quegli applausi teatrali da teatro pieno, a Gloria Satta e a Michele La Ginestra. Grazie. L'arte del sorriso. Grazie.